Esattamente 20 anni fa, era il 1997, mi è capitato di essere ricoverato per fisioterapia proprio all'ospedale al mare del Lido di Venezia. Sono rimasto 20 giorni. Mi è rimasta, dopo questa degenza, un ricordo in un certo senso doloroso, ma anche nostalgico. Di questo luogo e anche tutto sommato di questo ricovero. Quell'anno è stato un anno doloroso della mia vita, proprio in seguito, insomma, all'intervento, a queste cose che erano successe dopo e a questo tentativo che avevo fatto, insomma, di uscire da questa situazione di dolore e l'aver trovato questo luogo. E ricordo il primo impatto. Il primo impatto quando sono entrato in questa struttura che dava un senso di abbandono, però il monoblocco ancora funzionava e diciamo all'interno del monoblocco c'era una certa vitalità, perché c'era una piscina, c'erano molti fisioterapisti, insomma c'era un'attività, almeno per quello che riguarda la fisioterapia, molto, molto intensa, molto buona. Io ero rimasto degente in quel periodo lì. E ricordo anche questa degenza, cioè un primo impatto che è stato un po' difficile, insomma c'era questa stanzetta, questo lettino un po' così, insomma, e la prima cosa che mi sono chiesto quando sono entrato è stata, ma come farò a passare qui queste giornate? Cosa farò in queste giornate? No, c'era solo un letto, un comodino, questa stanzetta ed ero un privilegiato perché avevo una stanza per conto mio. Un letto anche un po' scomodo, di quelli, insomma, in cui bisogna adattarsi per dormire. Poi però, insomma, man mano che è passato il tempo, questa situazione, no, si è andata via via arricchendo con dei rapporti umani che nel frattempo si sono creati all'interno, si mangiava assieme in queste tavole, non molta gente, insomma, ma si faceva amicizia. E poi, vivendo all'interno di questo luogo, a parte le cose che poi erano legate alla fisioterapia, quindi ai tempi della terapia durante il giorno, quelli programmati. Ma poi c'era l'altro tempo da passare, insomma, in questa struttura, questo luogo, perché è un luogo grande, un po' abbandonato, non solo un po', però, come dire, i padiglioni non erano fatiscenti, insomma, in alcuni c'erano ancora delle attività ambulatoriali, insomma. Circolavano le ambulanze, insomma c'era una certa vita, c'era il bar, c'era la chiesa e poi c'era questa vicinanza al mare, no? La gente come ero io, insomma c'era la possibilità di uscire dal luogo, c'era un piccolo percorso che si vede poi nel film e si arrivava alla spiaggia. E quindi lo stare lì, vivere questo luogo, ti sembrava di rivivere ai tempi della Montagna Incantata di Thomas Mann, c'era questa atmosfera particolare, introvabile, c'erano queste passeggiate che uno faceva da solo, ma in questa spiaggia enorme in cui potevi camminare, in una stagione in cui non c'è più gente in spiaggia, mi ricordo che ero stato ricoverato a fine ottobre, insomma, no? Quindi si avvicinava l'inverno ed era quel momento in cui c'era una pace, insomma, c'erano questi oggetti che venivano portati dal mare, no? E che ti fermavi a guardare, a studiare. Mi ricordo che ascoltavo una radiolina, insomma, no? E quindi questa compagnia durante queste passeggiate avanti e indietro, con la fatica allora di camminare, perché camminare era faticoso per me in quel momento, insomma. Però questo luogo, no? Che ti invitava a stare. E poi il luogo stesso, questi padiglioni, questi colori, star seduto anche un po' a leggere in qualche luogo di questi, no? Guardarti attorno, insomma, respirare quell'atmosfera. Insomma, vivere un'atmosfera che ti riportava quasi in altri tempi. Di tutto questo mi è rimasto un ricordo nostalgico, insomma, pur essendo un periodo doloroso della mia vita. In realtà quel momento, quei 20 giorni che ho passato lì, li ho sempre ricordati non con il vissuto del dolore che ci stava dietro, ma con
dell'atmosfera che ho respirato, la bellezza di questa atmosfera, bellezza. C'è del bello anche nel decadente, no? La bellezza anche di un luogo decadente. E poi, una volta uscito e ripresa poi la vita normale, mi è rimasta la voglia di rivedere questo luogo. E di vedere alla luce poi, insomma, non più da ricoverato, ma come visitatore, insomma, come persona che va per vedere, per ritrovare, mi è rimasta la voglia di riandarci. Ma non ci sono più andato, sono passati 20 anni. E allora mi chiedevo in questi 20 anni cosa è successo di questo luogo, perché già si annunciavano nel 97 dei segni di abbandono, no? Dei segni di... Cosa è successo? Avevo questa curiosità. Poi in realtà non ci ho pensato ad andare a vedere in internet quello che... Perché adesso riguardandolo, insomma, ho trovato su YouTube molti documentari che ne hanno fatto la storia, ma allora non mi è venuto in mente, forse perché pensavo sempre di andarci personalmente, insomma, no? Di vedere. Temevo che fosse oggetto di delle solite speculazioni e quindi che forse non avrei ritrovato più niente, anzi, temevo che proprio non avrei trovato niente. E adesso, l'altro ieri, ho deciso, stando a Venezia, di fare un salto al Lido, anzi una piccola navigazione attraverso la laguna, e di andarmi a rivedere questo posto con la macchina fotografica. Poi l'incontro con i posti del passato è sempre un po' imprevedibile, no? Perché sono posti legati ai nostri ricordi e quando li rivediamo a una certa distanza, poi pensiamo magari di ritrovare quelle emozioni che abbiamo vissuto allora, ma li vediamo sempre diversi. Questo succede soprattutto con i luoghi dell'infanzia, no? Quando rivediamo i luoghi dell'infanzia, non so, a me capita di vederli sempre più piccoli, me li immaginavo sempre dei luoghi grandi dove succedeva di tutto, pieni di particolari, così. E poi quando vado li trovo quasi deserti, vuoti, cambiati, insomma, riconosco soltanto alcuni punti di riferimento, ma pochi, poi il resto è... E quindi provo una certa delusione, insomma, perché tutto quello che mi faceva sentire, provare allora delle sensazioni particolari, non c'è più. Non provo più niente, se non il ricordo di quello che ero io allora, insomma, no? Così accade con le persone, no? Quelle persone che, coi volti, no? Che si erano così cari allora, insomma, no? Così pieni di particolari. Quando cerchiamo di rincontrarli dopo tanti anni di distanza, vediamo l'azione del tempo, non solo sull'aspetto fisico, ma anche sulla personalità, sul carattere di quelle persone. Non sono più le stesse, non sono più per noi quello che rappresentavano allora. Ci sentiamo distanti e a volte ci chiediamo, ma come sono entrato in relazione allora? Cosa ci ho trovato? E allora viene da chiedersi se è il caso poi di rincontrare le persone, i luoghi del nostro passato, se non è il caso invece di andare avanti, di dimenticare, insomma, di lasciare al ricordo quello che è stato alle nostre spalle. E così sono andato con la macchina fotografica in questo luogo e ho cercato di riguardarlo, di riguardare quel che restava e di guardare quel che potevo guardare, tanto se restava, se c'era ancora qualcosa. E ho trovato ancora qualcosa. E poi sarei possibile entrarci. Ma era tutto chiuso. Ho trovato solo un piccolo spiraglio, da questo ho provato ad entrare, ma con molta timidezza perché in realtà ero da solo e non sapevo se in questo spiraglio, passando attraverso questo spiraglio, avrei infranto una regola, qualcosa. Ero un po' cauto, timoroso di invadere un luogo in cui non avrei potuto entrare.
Poi ero da solo e ho visto che in realtà poi magari qualcuno circolava lì dentro, forse non era il posto molto adatto per andarci da solo. E quindi molto timidamente sono entrato e ho fotografato quel che ho potuto, quello che sono riuscito. Altri poi mi sono accorto, no, che hanno fatto delle riprese, sono entrati, che sono occupati della storia di questo luogo, insomma. Sono entrati con più coraggio di me, hanno fotografato, ripreso molte più zone. Diciamo che io ho fatto il mio giro soprattutto dall'esterno, attraverso il perimetro di questo luogo, l'ho percorso tutto, perché è un luogo grande, quindi il perimetro è piuttosto ampio. E poi con qualche sguardo così verso l'interno. Quello che ho provato però è stato un senso di amore per questo luogo, di curiosità e di amore e poi di amarezza ovviamente per la situazione di degrado in cui è entrato. Però ho cercato di vedere anche in questo degrado la parte di bellezza che c'è anche nella situazione di degrado. Insomma, il mio non voleva essere soltanto una denuncia rispetto a quanto ci lasciamo sfuggire di bello, insomma, a come quest'opera era stata un'opera pensata per un'utilità sociale e che ha svolto poi anche questo ruolo, insomma, nel tempo in cui è stata pensata, in epoca fascista, mi pare è stata pensata la prima volta nel 22, insomma. No. E quindi la possibilità di dare un'opportunità di godere il mare, delle cure elioterapiche, di tutta una serie di cose al popolo, insomma, la gente che non aveva mezzi. E poi come si sta invece trasformando in una situazione speculativa per dare la possibilità di arricchire a chi è già ricco, insomma, no? Escludendo le persone emarginate, vecchie. E quindi il processo, no, che c'è stato di espropriazione, no, di beni che non riescono più ad essere gestiti, no? L'incapacità che abbiamo di gestire questi monumenti che abbiamo creati, ma questo non era un monumento, perché non è la solita opera monumentale, era fatta di tanti padiglioni colorati, belli, di una struttura così orticolata, quasi un villaggio, insomma, no? Bella. E quindi di lasciarsi sfuggire la possibilità di usare della bellezza, di lasciare questo degrado. Ma poi allora viene anche la metafora con noi uomini, insomma, no? Come questa bellezza che abbiamo anche da giovani, insomma, no? Questa vitalità, questa energia, questa forza. Poi un po' alla volta, col tempo degrada, no? E come questa degradazione, questo degrado, porta allo sfascio e poi alla morte, no? E poi quello che subentra, chi lo sa, è tutto altro di quello che eravamo, insomma. Ma come questa bellezza anche in noi poi sfiorisce un po' alla volta, insomma, no? E sfiorisce spesso male, spesso perché c'è un modo anche di invecchiare mantenendo le proprie prerogative, insomma, no? Senza essere espropriati di tutto quello che abbiamo e quindi di invecchiare con dignità. E c'è un modo invece di invecchiare in cui si perde, c'è quasi un prendere tutto quello che è possibile da questo corpo, da questo volto, insomma, da questa entità che invecchia e spogliarla completamente di tutto e lasciarla derelitta, isolata, senza difese, senza protezione, insomma, no? Finché si estingue più o meno violentemente nel degrado più totale.
Ma comunque, anche in questa fase, anche in queste cose, secondo me, è possibile trovare della bellezza. E allora, a volte, uscendo un attimo da questo luogo, volevo dire una cosa più generale, mi piace, per quel po' che provo a fotografare, cercare degli oggetti, delle cose, e riprenderle, fotografarle, che sono fuori del loro contesto, oggetti abbandonati in qualche posto, oggetti che prima servivano a qualcosa, avevano una loro funzione, un loro luogo, un modo di essere, e che poi vengono lasciati abbandonati, spesso buttati in un posto che non è il loro. E allora riprenderli in questi posti nuovi, oppure guardare quello che succede col tempo di questi posti lasciati a se stessi e lasciati in balia degli elementi, e spesso non solo degli elementi, ma anche della mano dell'uomo, no? Che porta via man mano, quando qualcosa è abbandonato, tutto quello che può, fino a lasciargli quello che non serve, quello che rimane là, perché ancora no. Non può essere usato, non serve a nessuno. Allora, fotografare questo. Perché anche questo, secondo me, ha una sua bellezza. Lo scheletro che rimane, insomma, no? Dopo che tutto quello che lo animava se n'è andato, è stato portato via, non c'è più. Allora, questo è lo spirito con cui ho cercato di fotografare questi luoghi e di farne un video. Quindi lo spirito di guardarlo nel suo contesto, quindi guardando anche il contesto intorno, il mare che lo circonda, la spiaggia, il cimitero che sta dietro con quegli enormi cipressi, di guardarlo dall'esterno, cercando anche con il colore, con le immagini, non tanto di denunciarne il degrado, cose che lo hanno già fatto in molti, insomma, no, quanto cercando invece di raccogliere quello che di bello, nonostante tutto, questo luogo conserva, la bellezza del degrado, se così possiamo chiamare. E poi questa bellezza che per me è legata poi a un ricordo personale, e quindi vedere come si sono trasformati quei luoghi, quella passeggiata, quel sottopassaggio attraverso il quale si passava per poi fare il percorso della spiaggia, del mare, andare in mare, la portineria davanti alla quale si usciva poi per andare al Lido, quella piazzetta che c'era, insomma, quelle strutture che ancora riuscivo a riconoscere, che mi ricordavo come erano allora, come ha agito il tempo e come ha agito la mano dell'uomo, e come, mostrandosi adesso, riescono ancora a suggerire, oltre al dolore, al dispiacere per il degrado, per l'incuria umana, per la nostra incapacità di recuperare quello che già c'è. E quindi di guardare al nuovo sempre come qualcosa che deve distruggere il vecchio, mai ripristinarlo, riconservarlo, cercando di adattare il senso di una volta anche alle esigenze di adesso. No, distruggere, portare via prima e poi radere al suolo. Ecco, quindi dolore, dolore ma anche nostalgia per quel momento, per quel tempo, e cercare di vedere la bellezza di quello che rimane. Non è facile vedere la bellezza di questi luoghi, di questo posto, del degrado. È una contraddizione, insomma, no? È una contraddizione. Però anche nel vecchio, nell'uomo che invecchia, che va verso la morte, verso la fine, insomma, no? Che quindi ha perso tutta quella che era l'originaria bellezza, il suo fascino, insomma, no?
anche in questo corpo che va disgregandosi, rimane, secondo me, un fascino e un qualcosa che ha a che fare con la bellezza, una bellezza diversa dai canoni che abbiamo, con cui ci rappresentiamo la bellezza. Ma anche lì, se si va a guardare, si trova. Guardatelo, mi fa piacere, forse è un po' lungo, è lento, però secondo me, insomma, potete leggervi un po' di fascino che hanno quei luoghi. Arrivederci.